Nel nostro viaggio tra i grandi discorsi della storia ci soffermiamo su una figura che il popolo italiano ha sempre visto come un punto di riferimento, un appiglio, a volte un baluardo. È un ruolo delicato quello del Presidente della Repubblica, il capo dello Stato italiano. L'apparente follia di Cossiga, il paternalismo di Pertini, la saggezza di Ciampi. Un ruolo cui è richiesto di misurare il peso di ogni parola senza dimenticare nessuno. I poteri istituzionali e l'uomo della strada. Io non ci sto. La verità finirà per illuminare presente e passato. Io sono un uomo solo. Non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al paese. Il terrorismo ormai si dichiara sconfitto. I discorsi che un presidente è chiamato a tenere nel corso del suo mandato sono molti, ma nell'immaginario degli italiani il discorso per antonomasia è uno, il messaggio di fine anno. È un rito, una vera e propria cerimonia, con la liturgia popolare del cenone che si mescola a quella istituzionale della scrivania affiancata alla bandiera italiana, rigorosamente trasmessa a canali unificati. Noi abbiamo un sogno. È nato nel nostro animo negli anni dell'ultima e feroce guerra civile europea ed è oggi più vivo che mai. Unione Europea significa pace in Europa. Carlo Azeglio Ciampi è stato uno dei presidenti più amati dagli italiani. Se n'è andato da poco, ma ci ha lasciato un'importante eredità politica e morale. È il 18 maggio del 1999, quando per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana viene eletto presidente un uomo che non siede in Parlamento, Carlo Azeglio Ciampi. Sarò fedele ai valori di libertà, di giustizia, di democrazia, che sono il fondamento della Costituzione repubblicana. Ha 80 anni e la sua vera passione è l'insegnamento. Da giovane era professore di lettere italiane e latine al liceo classico Nicolini e Guerrazzi di Livorno, la sua città natale. Nel 1946, dopo aver conseguito una seconda laurea in giurisprudenza, entra tramite concorso alla Banca d'Italia. Nel 1979 diventa governatore della Banca d'Italia e presidente dell'Ufficio Italiano dei Cambi. Nell'aprile del 1993, dopo la terribile crisi politica seguita allo scandalo di Tangentopoli, il presidente Oscar Luigi Scalfaro pensa a lui come primo ministro di un governo tecnico di transizione. Ciampi rimane presidente del Consiglio sino alla scadenza elettorale del 1994. Agli italiani, quell'uomo pacato e autorevole ispira fiducia e il consenso è unanime quando diventa presidente della Repubblica dopo un solo scrutinio. Ciampi è forse il presidente che più di tutti ha polarizzato i suoi discorsi sui temi internazionali. Lui diceva di sentirsi profondamente livornese, toscano, italiano ed europeo, convinto che la piccola patria non fosse inconciliabile con quella comune, l'Italia, e con quella futura, l'Europa. Ed è di patria che Ciampi parla agli italiani nel messaggio di fine anno del 2003, a poche settimane dalla strage di Nassiriya, dove sono caduti 19 connazionali. Care italiane, cari italiani, la notte di Capodanno è per tutti noi momento di speranze, di proponimenti, di riflessione. Carlo Azeglio Ciampi è l'incarnazione stessa dell'eleganza, ma anche della signorilità. È un uomo molto severo d'aspetto, ma è anche un uomo che riesce a stupire perché riesce sempre a comunicare affetto. Ho ancora nel cuore gli sguardi, le parole, la dignità, la compostezza dei familiari dei nostri caduti in Nassiriya. Credo che uno dei compiti più difficili e meno graditi, credo, dei presidenti sia quello di marcare i momenti di lutto. Ognuno lo fa con uno stile diverso. Io posso dire che la mia impressione, almeno di cittadino prima ancora di studioso, era di un familiare che soffriva con noi. Esprimere il dolore in un discorso ufficiale è sempre molto difficile perché si rischia di non essere credibili, si rischia di scadere nel patetico. Ciampi riesce a vincere questa sfida perché elimina gli aggettivi e le apposizioni, parla soltanto attraverso i sostantivi.
ricorda gli sguardi, ricorda le parole, ricorda la dignità, ricorda la compostezza dei parenti delle vittime di Nassiriya. Non aggiunge altro, perché quell'altro saremo noi dell'uditorio ad aggiungerlo, creando un effetto di empatia con quelle persone. A loro va il mio primo pensiero. In loro ho visto l'immagine della famiglia, fondamento della società italiana e l'espressione più alta dell'amor di patria. Tutta l'Italia si è unita nell'omaggio ai nostri compatrioti. Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica, era contrario all'intervento italiano in Iraq. Si batté come un leone per evitare che i soldati italiani andassero là. Le conseguenze, quindi la morte di soldati, la morte di italiani, di cittadini, avevano in lui un valore particolare. Noi abbiamo un sogno. È nato nel nostro animo negli anni dell'ultima e feroce guerra civile europea ed è oggi più vivo che mai. Passo dopo passo quel sogno si sta realizzando. Unione Europea significa pace in Europa. Ciampi è stato un presidente con una marcata vocazione europeista. Lui credeva fortemente alla necessità che l'Italia fosse tra i sostenitori di una processo di integrazione europea sempre più accentuato. D'altra parte lui era uomo di cultura, diciamo pure risorgimentale. Viva l'Unione Europea! Era stato rappresentante dell'Italia in consessi molto importanti come quelli dei banchieri centrali, delle istituzioni finanziarie internazionali, delle leadership europee, e sapeva che cosa significava essere consapevoli e critici, ma anche fieri portatori dell'identità nazionale italiana, del suo patrimonio storico, politico e culturale. Italiane e italiani. Lo scorrere delle ore verso la mezzanotte invita a stare in buona compagnia, con familiari ed amici. Arrivederci a presto, nel nuovo anno. Insieme con mia moglie, questo è l'augurio che vi rivolgiamo con tutto il cuore. Ciampi si prende congedo con gli italiani che stanno per festeggiare l'ultimo dell'anno con la persona con cui lui lo festeggerà nei fatti, con la moglie. È un'immagine molto bella perché appunto intanto dà l'idea di una coppia, di una pluralità, è il presidente e sua moglie che ci augurano un buon anno. In questo appunto Ciampi dismette i panni del presidente della Repubblica per indossare i panni del cittadino che passa l'ultimo dell'anno con le persone care, e con quelle persone care ci saluta e prende congedo. Felice anno nuovo. Allo stile familiare di Ciampi, che spesso si è definito il nonno degli italiani, si contrappone quello del suo predecessore. Oscar Luigi Scalfaro ha interpretato il ruolo di capo dello Stato in maniera diversa, più distaccata. Ha preferito essere un garante delle istituzioni piuttosto che il nonno degli italiani. Suo padre Guglielmo Scalfaro era un barone e il titolo nobiliare alla famiglia fu concesso nel lontano 1814 da Gioacchino Murat, generale dell'esercito napoleonico e re di Napoli. Anticomunista e antifascista, Oscar Luigi Scalfaro ha una rigida educazione cattolica. Laureato in giurisprudenza all'Università del Sacro Cuore, da giovane comincia la carriera di magistrato. Nel 1946 viene eletto nell'Assemblea Costituente, abbandona la toga e inizia la sua carriera politica nelle file della Democrazia Cristiana. Siede ininterrottamente in Parlamento dal 1948 al 1992. È ministro dell'Interno nel primo e nel secondo governo Craxi e nel sesto governo Fanfani e ministro dell'Istruzione nel secondo governo Andreotti. Nell'aprile del 1992 viene eletto presidente della Camera e un mese dopo diventa presidente della Repubblica. Scalfaro 672. La sua vita privata è stata funestata dalla morte della moglie Mariannuzza Enzitari, scomparsa a soli 20 anni, subito dopo aver messo al mondo la loro unica figlia, Marianna. Scalfaro è abituato a scegliere le parole in modo misurato, equilibrato.
ma il discorso più celebre dei suoi 7 anni è quello in cui esce dal ruolo istituzionale e si sente costretto a rispondere ad accuse personali. A questo gioco al massacro io non ci sto. Io sento il dovere di non starci e di dare l'allarme. È il 3 novembre 1993. 5 giorni prima, l'ex direttore del SISD, Riccardo Malpica, ha accusato Scalfaro di avere preso 100 milioni di lire dai fondi riservati dei servizi segreti civili nei 4 anni in cui è stato ministro dell'Interno. La risposta di Scalfaro, breve e memorabile, giunge a rete unificata. Un saluto a tutti. Una constatazione. Prima si è tentato con le bombe, ora con il più vergognoso e ignobile degli scandali. Occorre rimanere saldi e sereni. Penso sia giunto il momento di fare un esame chiaro dell'attuale realtà italiana per trarne conclusioni forti ed efficaci. Io ricordo, perché in quel momento ero presidente della Camera e Giovanni Spadolini presidente del Senato, Scalfaro ci chiamò me e Spadolini per dirci quello che doveva fare, ma già ce l'aveva più o meno preannunciato. E io ricordo che l'amico Giovanni Spadolini era preoccupatissimo e quando arrivai al Quirinale mi disse: guarda che è deciso a dire queste cose, ma lo diceva con preoccupazione, non con ostilità. E fu una presa di posizione di drammatica forza. Il grande problema che dobbiamo tutti insieme, capo dello Stato, potere legislativo, esecutivo, giudiziario, affrontare e risolvere, è quello di fare giustizia nei confronti di chi ha commesso fatti gravi contro la legge e al tempo stesso di non recar danno alla vita dello Stato e alla sua immagine nel mondo. Questo discorso è il discorso della rabbia fredda. Scalfaro è arrabbiato, ma non vuole dimostrare la sua impulsività. Sembra un generale che ha deciso di entrare in battaglia e ha pianificato questa battaglia. Nessuno può stare a guardare di fronte a questo tentativo di lenta distruzione dello Stato pensando di esserne fuori. Certamente noi vedevamo quello che poi Scalfaro denunciò con parole inequivocabili e drammatiche, cioè vedevamo che si stava stringendo una sorta di assedio anche alla più alta istituzione della Repubblica, cioè lo scandalismo giudiziario. O siamo capaci di reagire considerando reato il reato, ma difendendo a oltranza e gli innocenti e le nostre istituzioni repubblicane, o condanniamo tutto il popolo e noi stessi ad assistere a questo attentato metodico, fatale alla vita e all'opera di ogni organo essenziale per la saldezza dello Stato democratico. Il tono fortemente sdegnato del discorso è un tono che credo che non abbiamo mai visto nei discorsi della massima carica dello Stato, anche quando si sono presentati casi in qualche misura analoghi, cioè di Presidente della Repubblica accusati, giustamente o ingiustamente, questo non è il caso, di comportamenti assolutamente inadeguati al loro ruolo. A questo gioco al massacro io non ci sto. Io sento il dovere di non starci e di dare l'allarme. Lo ricordiamo ancora intanto perché appunto è un forte atto politico, ma anche un forte atto personale che è stato realizzato attraverso la lingua quotidiana. Io non ci sto è un'espressione che appunto anche noi molto spesso usiamo in diversi contesti. È molto poco politica ma anche molto sentita, è davvero, viene dal profondo dell'anima, per questo probabilmente la ricordiamo ancora. Non ci sto non per difendere la mia persona, che può uscire di scena in ogni momento.
ma per tutelare, con tutti gli organi dello Stato, l'istituto costituzionale della Presidenza della Repubblica. Scalfaro riteneva che colpendo lui si mettesse in discussione questa delicatissima fase di transizione. L'Italia era una situazione di delegittimazione dei partiti politici, il Parlamento era un Parlamento composto in larga parte di inquisiti, c'erano state le vicende drammatiche di Craxi messo sotto accusa. Ecco, in tutto questo la figura istituzionale del Presidente della Repubblica è rimasto l'unico argine a sviluppi imprevedibili. A questo gioco al massacro io non ci sto. Io non ci sto. È un passaggio duro, una locuzione che poco si addice a un Presidente della Repubblica, ma descrive la solidità morale del personaggio più dei discorsi istituzionali del suo settennato. I fatti daranno ragione a Oscar Luigi Scalfaro. Quei funzionari dei servizi segreti saranno indagati per attentato agli organi costituzionali, condannati nel 94 ma poi prosciolti nel 96 per decorrenza dei termini processuali. Questo toglie ogni dubbio sulla condotta morale di un presidente che per altri versi è stato molto divisivo, perché ha combattuto in modo esplicito un uomo cui molti italiani avevano creduto, Silvio Berlusconi. Un altro presidente della Repubblica la cui condotta morale è stata messa in dubbio è stato Giovanni Leone, protagonista di uno dei settennati più difficili per un capo dello Stato. La sua vera vocazione è il diritto penale. È uno dei più stimati avvocati del Foro di Napoli ed anche un apprezzato professore universitario. La politica l'ha respirata sin da giovane perché il padre Mauro è stato il fondatore del Partito Popolare in Campania. Il suo settennato è uno dei più travagliati della storia della Repubblica. I guai per il presidente Leone iniziano nel 1976 con lo scandalo Lockheed. Accade che la Lockheed Corporation, una delle più grandi aziende americane nel campo dell'industria aerospaziale, ammette di aver versato tangenti a politici e militari di diverse nazioni, tra cui l'Italia, al fine di vendere degli aerei militari, gli Hercules C-130. Tra i documenti acquisiti all'inchiesta risulta che tra i destinatari delle tangenti in Italia vi è anche un presidente del Consiglio, indicato con il nome di Antilope Cobbler, che in italiano significa antilope ciabattino. E subito comincia un'accanita campagna di stampa. In un'inchiesta dell'Espresso firmata Gianluigi Melega si fanno molte insinuazioni sulle entrate e sul patrimonio di Leone. E in un libro della giornalista Camilla Cederna, La carriera di un presidente, si ipotizza che quelle Cobbler potesse essere in realtà scritto con la G, divenendo Antilope Gobbler, cioè divoratore di antilopi, che è per antonomasia il leone. Nulla fu mai provato, ma questa fantasiosa congettura basta per far calare sulla figura del presidente Leone l'ombra del dubbio. Leone, al contrario di Scalfaro, decide di evitare l'argomento, rifiutandosi di rispondere pubblicamente alle accuse che gli venivano mosse. Le sue parole di spiegazione arriveranno in diretta televisiva la sera del 15 giugno 1978, con un atto inedito nella storia della nostra Repubblica. Nel momento in cui mi accingo a firmare l'atto di dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica, sento il dovere di rivolgermi direttamente a voi, cittadini italiani, per dissipare sensazioni che un avvenimento senza precedenti nella storia della nostra Repubblica potrebbe provocare. Nel suo discorso di dimissioni, Leone è molto composto, dimostra un pudore nell'esprimere i suoi sentimenti. Quando mio padre si dimise avevo 22 anni. Ricordo bene, era un giorno di giugno, era un giorno quasi autunnale per certi versi. Era fresco, pioveva. E nel primo pomeriggio mio padre decise di registrare questo messaggio. Come per il giorno in cui fu eletto, chiese che io fossi presente. Non per essere consigliato, non aveva bisogno certamente di consigli da me, però aveva bisogno di una presenza. Mi ricordo, mi misi dietro la telecamera della RAI e seguii ovviamente il suo messaggio. Lui lo scrisse ovviamente tutto da solo. In quel discorso che lui girò per tre volte prima di trovare la versione giusta e che addirittura si sentì male, se non ricordo male, nel girarlo, e pallido, triste, sconfitto, e si cela, ma neanche tanto, un
rito antico che è il rito del capro espiatorio. Il proposito di dimettermi aveva già formato oggetto della mia attenzione e l'avrei messo in atto da qualche tempo se non mi avesse trattenuto la considerazione che le dimissioni di un Presidente della Repubblica non sono mai un fatto che lo riguardi esclusivamente come persona. Esse possono creare in un momento improprio gravi turbative, possono incidere sull'equilibrio politico generale, possono avere riflessi anche sull'aspetto esterno di un paese. Le dimissioni nacquero da un articolo sempre dell'Espresso a firma di Mario Melega, un articolo ridicolo per certi versi, che si chiedeva come mai il Presidente della Repubblica Leone si poteva permettere una casa in campagna dove viveva, cioè dove avrebbe vissuto poi, con il semplice, tra virgolette, stipendio di un Presidente della Repubblica, omettendo che mio padre, prima di essere Presidente della Repubblica, era stato uno dei più importanti avvocati penalisti italiani, quindi ovviamente aveva le risorse per potersi finanziare questa casa. Il giornalismo degli anni 70 è un giornalismo che sta scoprendo il gusto della libertà, dell'anticonformismo, dell'assalto al potere, dopo molti anni invece di prevalente conformismo, e questo certamente è qualche cosa di positivo. Ma muovendo, come dire, i primi passi in questa direzione, ci furono certamente delle esasperazioni. Se oggi mi sono deciso a compiere questo passo è perché ritengo assolutamente preminente su quello personale l'interesse delle istituzioni. Infatti, finché le insinuazioni, i dubbi, le accuse hanno formato oggetto di attacchi giornalistici non suffragati da alcuna circostanza, ho potuto far pesare sulla bilancia la necessità di non drammatizzare, imponendomi un riservo che mi è stato rimproverato come silenzio, che mi è costato amarezza e che risponde forse a tempi sorpassati. Ma nel momento in cui la campagna diffamatoria sembra aver intaccata la fiducia delle forze politiche, la mia scelta non poteva essere che questa. Ci fu, ahimè, il grandissimo dramma, la vicenda lacerante di Moro, che vide da una parte il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana contro la trattativa e dall'altra mio padre, il Presidente della Repubblica, che invece era pronto a firmare la grazia per una brigatista malata in carcere. Questo contesto favorì ovviamente un collasso della politica, e a quel punto la lacerante vicenda Moro che spaccò il partito, la vicenda del Partito Comunista indebolito da una serie di segnali, tra cui le amministrative, fecero convergere questi due partiti che sostanzialmente chiesero, attraverso il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana non l'aveva mai fatto formalmente, le dimissioni del Presidente Leone. Di fronte a un atto formale di richiesta di dimissioni, mio padre, da uomo delle istituzioni, non fece altro che dimettersi. Credo tuttavia che oggi abbia io il dovere di dirvi, e voi come cittadini italiani abbiate il diritto di essere da me rassicurati, che per 6 anni e mezzo avete avuto come Presidente della Repubblica un uomo onesto, che ritiene aver servito il Paese con correttezza costituzionale e con dignità morale. Un uomo onesto, questo è il passaggio più importante di questo discorso. Leone dice che non vuole essere ricordato tanto come padre della Costituzione, come Presidente della Camera, come Presidente del Consiglio, quindi non vuole essere ricordato tanto per le sue cariche, ma vuole essere ricordato dagli italiani come un uomo onesto. Un sostantivo e un aggettivo, niente di più. Anche oggi non v'è in me il rimpianto di lasciare questa carica, che credetemi è stata fonte di poche soddisfazioni, di molte preoccupazioni e anche di amarezze. Ma rimpianto grave sarebbe quello di lasciare in voi un'ombra di sospetto sulla suprema istituzione della Repubblica. Quando mio padre in quel passaggio disse che non v'era alcun rimpianto, diceva anche qui la verità. Lui non aveva fatto nulla per diventare Presidente della Repubblica. Lui non cercava la gloria politica attraverso la Presidenza della Repubblica. Lui si è messo a disposizione delle istituzioni ed è stato ripagato dalle istituzioni e dalle forze politiche che l'hanno avuto lì in malo modo. Leone è il principe del foro che ha perso il suo processo più importante, accetta il risultato, si inchina e se ne va. Sono certo che la verità finirà per illuminare presente e passato e sconfessare un metodo che, se mettesse radici, diverrebbe strumento fin troppo comodo
per determinare la sorte degli uomini e le vicende della politica. Se ne andò con quel triste discorso, finito il quale lui prese un libro che era Il fattore umano di Graham Greene, che aveva sotto braccio quando uscì quella sera dal Quirinale. Entrò in macchina sotto un temporale e c'era soltanto un fotografo a scattare l'immagine di questa uscita. A voi e al nostro paese auguro progresso e giustizia nel vivere civile. Leone era innocente, ma ha preferito dimettersi, come scrisse Pannella nella lettera di scuse spedita 20 anni dopo, spingendo la sua lealtà sino alle estreme conseguenze. Ma le sue dimissioni non resteranno un caso isolato. Francesco Cossiga ha in comune con Leone il partito di provenienza, la DC, una formazione da giurista e un atto finale coraggioso. Completamente diverso invece è il linguaggio e il modo di difendersi attaccando. È una delle figure politiche più importanti, ma anche più discusse, della seconda metà del Novecento italiano. Nato a Sassari nel 1928 e cugino di primo grado di Enrico Berlinguer, Francesco Cossiga sin da giovane ha bruciato le tappe. Consegue la maturità classica a 16 anni e a 20 si laurea in giurisprudenza. A soli 30 anni diventa sottosegretario alla difesa nel terzo governo Moro e continua a battere tutti i record di precocità. Nel 1976 è il più giovane ministro dell'interno della storia repubblicana. Nel 79 il più giovane presidente del Consiglio, nell'83 il più giovane presidente del Senato. Per tutta la vita si porta sulle spalle il fardello di una drammatica decisione presa quando era ministro dell'interno nel 78, quella cioè di non trattare con le Brigate Rosse durante il sequestro di Aldo Moro, suo amico fraterno. Sono due i discorsi più emblematici di Francesco Cossiga. Il primo rappresenta l'embrione della sua decisione finale, ma anche una curiosità statistica. Il 31 dicembre 1991 Cossiga tiene il messaggio di fine anno più breve della storia repubblicana. Un discorso criptico, a tratti quasi barocco, che gli varrà il soprannome di Gatto Sardo. Care cittadine e cari cittadini, è tradizione del nostro paese che il Presidente della Repubblica, alla fine del vecchio e alla vigilia del nuovo anno, rivolga un messaggio alla nazione. Ma di tradizione pur sempre si tratta e non di legge imperativa. E ad essa, per seri motivi, è legittimo, anzi può essere, come nel caso presente, pur anco doveroso, derogare. Francesco Cossiga è noto ha avuto quantomeno due personalità. Quella dell'uomo delle istituzioni e quello invece del picconatore. In questo secondo campo ha fatto, anche dal punto di vista comunicativo, cose che nessun altro tra i Presidenti della Repubblica ha fatto. Una certa mancanza di coraggio, o peggio resa verso le intimidazioni, ma il dovere sommo e direi quasi disperato della prudenza sembra consigliare di non dire in questa solenne e serena circostanza tutto quello che in spirito e dovere di sincerità si dovrebbe dire. Cossiga fa un discorso assolutamente inusuale, un non discorso, ma siamo alla fine di un anno che per lui è stato molto importante. Ha rivolto al Parlamento un messaggio ufficiale perché appunto il Parlamento assumesse la responsabilità delle riforme istituzionali. Sostanzialmente il Parlamento respinge il suo messaggio. Quindi questo rifiuto della classe politica ha mandato in qualche modo in soffitta la grande riforma presidenziale che lui riteneva una necessità. Cossiga aveva ricevuto in regalo dai suoi colleghi un libretto intitolato L'arte di tacere, proprio perché aveva la fama di picconatore. Il presidente agisce di astuzia e dice: mi avete detto di tacere e io taccio con un non discorso. Tuttavia, parlare non dicendo, tacendo anzi quello che tacere non si dovrebbe, non sarebbe conforme alla mia dignità di uomo libero, al mio costume di schiettezza e ai miei doveri nei confronti della nazione.
L'oggetto del discorso di fine anno di Cossiga è spiegarci perché non farà un discorso. Una spiegazione articolata, fiorita, piena di parole dotte, che inizia con una negazione, piena di gerundi e di condizionali. Ma gli basta per qualche modo esprimere una visione totalmente negativa del suo settennato, di se stesso, del paese, senza speranza e senza soluzioni. Ed allora mi sembra meglio tacere. Vi sarà certo altra più appropriata occasione per farvi conoscere il mio schietto pensiero e i miei propositi. Mi duole di avervi forse deluso, ma sono certo che voi, gente comune del mio paese, vorrete comprendermi e, se lo ritenete, anche perdonarmi. Un messaggio di fine anno sorprendente, senza precedenti. Gli italiani intuiscono che sta per accadere qualcosa di grave. Cossiga attenderà il 25 aprile per far conoscere finalmente il suo pensiero, una data simbolica che segue di 3 settimane le elezioni politiche, le ultime prima di Tangentopoli. Care cittadine e cari cittadini, comprendo bene come forse per qualcuno di voi, o per molti di voi, il quesito cui io dovrei dare una risposta è quello se io mi dimetta o meno dall'ufficio di Presidente della Repubblica. Questo è il discorso che viene chiamato il discorso del giallo. I giornalisti vengono invitati ad assistere a questo discorso, ma non sanno se le dimissioni arriveranno veramente. Voi col vostro voto avete dato un colpo al sistema politico che non privilegia la scelta dei programmi, anzi che non privilegia assolutamente la scelta, ma la mediazione, il compromesso, quasi come fine a se stesso, non per usare il potere in vista di un programma, ma solo per gestirlo. Vale la pena di ricordare che nei primi 5 dei suoi 7 anni di mandato presidenziale, Cossiga fu il più silenzioso presidente della Repubblica. Poi, 89, la grande rottura, caduta del muro di Berlino, eccetera. Lui capì, ebbe un'intuizione molto forte e immediata, che era una svolta per tutti. I partiti che avevano guidato i governi centristi dovevano rimotivare le loro scelte e i loro indirizzi. E questo si tradusse in un passaggio dalla presidenza silenziosa alla presidenza ultraeloquente. Dopo l'89 Cossiga ritiene di dover smuovere la politica italiana perché si autoriformi, e si autoriformi in fretta, cambiando la Costituzione, cambiando il sistema politico, introducendo un sistema presidenziale, quindi con elezione diretta del Presidente della Repubblica, con poteri molto più forti e via dicendo, e ritiene che questa sia la strada giusta, per cui non sente ragioni. Occorre rispondere formando un governo che governi, che sia capace, coraggioso, credibile, comprensibile, da tutti voi riconoscibile come il governo della Repubblica. Questo, se io vi ho ascoltato bene, se io vi ho compreso bene, avete voluto con il vostro voto un cambiamento. Lui cerca di dare un'interpretazione positiva di quelle elezioni, cioè le considera come l'inizio di una fase riformatrice che lui considera, sembra, promettente. Sappiamo che questo non è accaduto, ma quella fu la sua interpretazione, e io ho l'impressione che in quel modo lui cercasse di rivendicare a sé il merito di aver messo in moto quella macchina. Ma dubito che questa domanda di governo e di cambiamento possa essere realizzata con queste istituzioni. Non lo credo. Molti non lo credono. E credo che la maggioranza di voi non lo creda. Credo che col vostro voto
abbiate mostrato di non crederlo. Non si può giudicare il passaggio da uno stile, chiamiamolo così, all'altro, in Cossiga Presidente della Repubblica, senza tenere conto che lui visse la tragedia del sequestro e della uccisione di Moro. E a quel terribile momento poi seguì una fase di terribile depressione. Io lo vedevo, lo vedevamo tutti, in transatlantico alla Camera, seduto su un divano solo, ed era veramente qualcosa di molto penoso. Per risolvere una crisi che io avverto essere così grave, una crisi che è politica ed istituzionale insieme, occorre da parte del Capo dello Stato una conduzione forte. Posso essere io questo Presidente? Io sono un uomo solo. E quindi io non ho la forza politica per considerarmi un uomo forte. Uno degli aspetti più interessanti di quel discorso è il riferimento all'esistenza, alla necessaria esistenza di un presidente autorevole, con poteri reali. Io credo che questo facesse parte della sua riforma costituzionale così come lui la immaginava. Lui voleva che l'Italia fosse molto meno parlamentare di quanto fosse diventata e pensava che fosse un sistema di tipo gollista. In Italia avrebbe avuto, come dire, gli spazi necessari. Io ho preso la decisione di dimettermi da Presidente della Repubblica. Ho voluto dirlo a voi direttamente, cercare di spiegarlo. Spero di esservi riuscito. Il discorso delle dimissioni di Cossiga è il discorso del riscatto. Cossiga usa l'atto estremo delle dimissioni per denunciare i vizi della politica di cui è prigioniero il paese. Lui è un grande anticipatore, non voglio dire un profeta, perché nessuno è profeta in patria, ma insomma è anticipa dei moduli. Lui capisce prima di tutti gli altri che la crisi politica italiana sta a un momento di svolta, e tanto lo capisce che lui stesso la determina in qualche misura. Io non ho messaggi da lanciarvi e non ho né forza politica né rappresentanza morale tale da pretendere di lasciarvi testamento. Ai giovani io voglio dire però Cossiga si commuove nel momento in cui si rivolge ai giovani. In quel momento diventa rosso, una vena si gonfia al centro della sua fronte, è costretto a bere per andare avanti. Di amare la patria, di onorare la nazione, di servire la Repubblica, di credere nella libertà e di credere nel nostro paese. Francesco Cossiga per un attimo si commuove. Probabilmente si rende conto in modo lucido di quello che attende il paese da lì a poco. Cossiga ha interpretato il ruolo di Capo dello Stato con uno stile comunicativo nuovo, spesso al di là delle righe. Si è ritrovato non a caso tutti i partiti contro. Giorgio Napolitano invece se li ritroverà tutti al suo fianco quando nel 2013 si è visto pregare di accettare un inedito secondo mandato come Presidente della Repubblica. Il New York Times, in un memorabile editoriale del 2 dicembre 2011, lo ha chiamato Re Giorgio per la sua maestosa difesa delle istituzioni democratiche italiane.
Una difesa che di lì a poco diventerà persino eroica. Giorgio Napolitano ha quasi 89 anni quando termina il suo settennato, subito dopo le elezioni politiche del 2013. Il risultato delle urne, però, porta a uno stallo preoccupante per il paese. Il PD di Bersani, per un soffio, è il primo partito italiano, ma è una vittoria di Pirro, visto che al Senato non c'è una maggioranza e sembra impossibile raggiungere un accordo politico sia con Berlusconi sia con il Movimento 5 Stelle in grande ascesa. I nodi vengono al pettine quando cominciano le votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Prima è Franco Marini a non raggiungere il quorum, poi viene bocciata anche la candidatura di Romano Prodi. Dopo 5 votazioni andate a vuoto, sia Bersani che Berlusconi decidono di chiedere a Napolitano il sacrificio di un nuovo mandato. Se i discorsi di Cossiga erano picconate un po' anarchiche, quelli di Napolitano sono sempre stati coerenti con la sua persona. Un uomo misurato, realista, che però ha parole dure verso il Parlamento, che non ha saputo trovargli un successore e l'ha rieletto per la seconda volta al Quirinale. Come voi tutti sapete, non prevedevo di tornare in quest'Aula per pronunciare un nuovo giuramento e messaggio da Presidente della Repubblica. Avevo già nello scorso dicembre pubblicamente dichiarato di condividere l'autorevole convinzione che la non rielezione al termine del settennato è l'alternativa che meglio si conforma al nostro modello costituzionale di Presidente della Repubblica. Napolitano è un oratore aristocratico e ottocentesco, ma non per questo i suoi discorsi sono privi di mordente. A queste ragioni e a quelle più strettamente personali legate all'ovvio dato dell'età, se ne sono infine sovrapposte altre. Rappresentatemi, dopo l'esito nullo di 5 votazioni in quest'Aula di Montecitorio, in un clima sempre più teso, dagli esponenti di un ampio arco di forze parlamentari e dalla quasi totalità dei presidenti delle regioni. Fui colpito, diciamo, da questa, possiamo quasi chiamarla unanimità di sollecitazioni, perché se si pensa che vennero i rappresentanti di centrosinistra, vennero i rappresentanti di centrodestra, a cominciare da Forza Italia e da Silvio Berlusconi, vennero i presidenti delle regioni, che erano di assai diverse appartenenze tra di loro e che forse mai avevano pensato di poter avere un tale ruolo, persino nella preparazione dell'elezione o rielezione del Presidente della Repubblica, venne in rappresentanza di un gruppo di amici, Eugenio Scalfari, insomma, ed era in realtà rappresentante, ne aveva i titoli, di tutto un settore di opinione pubblica, quindi fu veramente una sollecitazione corale. È emerso da tali incontri nella mattinata di sabato un drammatico allarme per il rischio ormai incombente di un avvitarsi del Parlamento in seduta comune nell'inconcludenza, nella impotenza ad adempiere il supremo compito costituzionale dell'elezione del Capo dello Stato. Io condizionai chiaramente la mia rielezione al mantenimento degli impegni che erano stati presi con me e che erano stati traditi, a cominciare dall'impegno a liquidare la legge elettorale cosiddetta Porcellum e a fare una nuova legge elettorale. Impegni solenni, centrosinistra e centrodestra, poi in realtà non erano forse troppo interessati a privarsi delle occasioni e del potere che la legge Porcellum gli conferiva. Di qui l'appello che ho ritenuto di non poter declinare, per quanto potesse costarmi l'accoglierlo, mosso da un senso antico e radicato di identificazione con le sorti del Paese. Napolitano in quel momento era stanco,
ed era anche vecchio. Non ce la faceva più. È possibile che addirittura coltivasse anche in famiglia il desiderio innocente di starsene un po' da parte, di fare tante cose che prima non avrebbe potuto fare. Quanto è accaduto qui nei giorni scorsi ha rappresentato il punto di arrivo di una lunga serie di omissioni e di guasti, di chiusure e di irresponsabilità. Napolitano era in una posizione di forza, lui voleva tornarsene a casa, diciamo, è stato costretto dall'incapacità del Parlamento di eleggere qualcun altro a ritornare sui suoi passi e non le manda a dire. Negli ultimi anni, a esigenze fondate e domande pressanti di riforma delle istituzioni e di rinnovamento della politica e dei partiti, che si sono intrecciate con un'acuta crisi finanziaria, con una pesante recessione, con un crescente malessere sociale, non si sono date soluzioni soddisfacenti. Questo discorso assume i toni dell'intemerata. Napolitano si comporta come il padre severo e solenne che giustamente rimprovera i suoi figli. Ma Napolitano sa da bravo padre che anche se i figli sono stati scapestrati e sono stati deludenti, un padre non può mai far mancare il suo appoggio e prendersi le sue responsabilità. La responsabilità non conosce la delusione. E l'insoddisfazione e la protesta verso la politica, i partiti, il Parlamento sono state con facilità, ma anche con molta leggerezza, alimentate e ingigantite da campagne di opinione demolitorie, da rappresentazioni. Mi faceva una certa impressione vedere, io ero lì, le persone fustigate da lui che lo applaudiva. È come se si assistesse un po' ad una sorta di schizofrenia da parte dei parlamentari, che è come se assistessero ad uno spettacolo e che quindi applaudiscono perché applaudiscono uno spettacolo, senza rendersi conto che però i soggetti dei quali si parla nello spettacolo, con parole anche di censura talvolta, sono loro stessi. Attenzione, il vostro applauso, quest'ultimo richiamo che ho sentito di dover esprimere, non induca ad alcuna autoindulgenza. Non dico solo non dico solo i corresponsabili del diffondersi della corruzione nelle diverse sfere della politica e dell'amministrazione, ma nemmeno i responsabili di tanti nulla di fatto nel campo delle riforme. È interessante che in questo discorso Napolitano metta sullo stesso piano i nulla di fatto nel campo delle riforme e la corruzione. Chi è immobile, chi non fa nulla, è colpevole come chi corrompe. Imperdonabile resta la mancata riforma della legge elettorale del 2005. Loro erano protesi a mantenere in piedi la vecchia legge perché erano interessati soltanto a gareggiare tra loro, Berlusconi e Bersani, per chi dovesse afferrare, io dico, la borsa delle pepite d'oro, il premio di maggioranza in seggi. Questo era il pensiero dominante. E quindi io richiamai agli impegni presi, al riconoscimento non solo della necessità di una nuova legge elettorale, che poi fu sancita dalla Corte Costituzionale come necessità ineliminabile, ma anche ad andare avanti sulla via di riforme della seconda parte della Costituzione. Molto si potrebbe aggiungere, ma mi fermo qui, perché su quei temi specifici ho speso tutti i possibili sforzi di persuasione, vanificati dalla sordità di forze politiche che pure mi hanno ora chiamato ad assumere un ulteriore carico di responsabilità per far uscire
per far uscire le istituzioni da uno stallo fatale, ma ho il dovere di essere franco. Se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al Paese. Riforme istituzionali, su cui poi gli italiani sono stati chiamati a votare il 4 dicembre del 2016, nasce da qui, nasce cioè da un arretrato, diciamo così, da una richiesta esplicita di Napolitano che è stata accolta senza riserve appunto dagli applausi della grandissima parte della maggioranza, che però successivamente poi si è spaccata con le vicende che conosciamo. Inizia oggi per me questo non previsto ulteriore impegno pubblico in una fase di vita già molto avanzata. Inizia per voi un lungo cammino da percorrere con passione, con rigore, con umiltà. Non vi mancherà il mio incitamento e il mio augurio. Viva il Parlamento, viva la Repubblica, viva l'Italia. Rispetto estremo per le istituzioni, ammonimenti e qualche sfumatura paternalista sono i tratti caratteristici di Giorgio Napolitano, riconducibili a ben pensarci anche alla figura di un altro presidente, forse il più amato degli italiani, Sandro Pertini. A distinguere nettamente i due è lo stile, più distaccato, moderato, quello di Napolitano, mentre Pertini si rivolgeva agli italiani con emotività e trasporto personale. Come conseduti me, eccomi che ancora una volta devo entrare attraverso la televisione nelle vostre case per gli auguri della fine d'anno. Io so di entrare in molte case dove si attende il primo dell'anno, il nuovo anno, con molta angoscia e molto dolore. Le famiglie dei rapiti. Sandro Pertini è il vecchio zio in salotto. Non si presenta dietro un metro di scrivania come gli altri presidenti, ma si presenta seduto in una poltroncina in un salotto. Il Capodanno era adesso uno, insomma, sente il discorso del presidente come un dovere. Nel caso di Pertini erano tutti paralizzati davanti alla televisione. Che cosa avrebbe detto? Perché poi si sbagliava a volte, e prendeva dei dirizzoni drammatici, teatrali, ed erano discorsi bellissimi. Penso anche a coloro che hanno avuto vittime per opera del terrorismo. Ma naturalmente le loro famiglie oggi piangono i loro congiunti caduti nella lotta contro il terrorismo. Una cosa che ha sempre fatto sorridere è il richiamo che Pertini, anche nel messaggio di fine anno, ha sempre fatto ai morti. Però anche qui è proprio la figura del nonno, cioè io credo che anche quegli aspetti del discorso di Pertini, che noi come analisti potremmo dire no, non andava fatto così, andava mitigato, eccetera, rappresenta proprio l'idea del nonno che viene a casa nostra e ci racconta quello che è le cose che pensa o che sente in quel momento. Ma vi è un conforto in noi, e cioè che il terrorismo ormai si dichiara sconfitto. Qual è la ragione perché si sentono sconfitti? Non vi è dubbio, merito grande, ripeto, delle forze dell'ordine. Ma vi è un'altra ragione, a mio avviso, ed è questa. Il terrorismo sperava di far leva sul malcontento del popolo italiano, malcontento che è diffuso. Invece il movimento operaio, bisogna dargliene atto, questo torna d'onore del movimento operaio, il movimento operaio ha fatto barriera contro il terrorismo.
Pertini, appunto, in questo suo discorso parte da ricordando i rapiti, poi arriva alle vittime del terrorismo, poi le forze di polizia coinvolte. Diciamo che potremmo dire che paradossalmente in un crescendo di morte che lui racconta e che evoca, riesce tuttavia però a farci sentire appunto solidali, pronti, quando appunto parla per esempio del movimento operaio che si è opposto, e quindi ci fa sentire un paese che ha affrontato e sta affrontando quelle tragedie, che lo fa appunto con sofferenza ma anche con determinazione. Non si dimentichi che quando è stato assassinato l'onorevole Moro, è stato scoperto poi il suo cadavere, il cadavere di questo mio amico fraterno che ha lasciato un grande vuoto nella vita politica italiana che nessuno è ancora riuscito a colmare. Ebbene, 350.000, 400.000 persone si sono riunite in piazza San Giovanni. È vero, vi era il rettore dell'università, vi era il presidente della Cassazione, i giudici, ma vi erano anche gli operai di Roma e dei dintorni e vi erano i contadini della ciociaria, tutti a protestare contro il terrorista. Rileggendo i discorsi di Capodanno di Pertini, viene fuori che lui inconsapevolmente utilizza, ma basta, quello che prende il nome di storytelling, la narrazione. Lui continuamente parla di persone, racconta i suoi episodi, di momenti della propria vita. Il mio ricordo, il mio saluto augurale vada anche agli emigrati, a questi emigrati che sono stati costretti, a questi italiani che sono stati costretti a lasciare l'Italia per andare a trovare lavoro all'estero. Gli italiani hanno molto amato Sandro Pertini, forse perché, come diceva Indro Montanelli, tutto quello che faceva odorava di pulito, e anche le sue parole odoravano di pulito perché erano autentiche. Anch'io sono stato emigrato sotto il fascismo e per vivere onestamente ho dovuto fare l'operaio, e so che cosa voglia dire vivere lontano dalla propria patria, dalla famiglia, e cercare lavoro in terra straniera. Raccontare questa storia serve a creare un'empatia con l'uditorio. L'uditorio, anche se non ha vissuto l'esperienza della migrazione, si rende conto che il presidente è una persona che ha sofferto, e una persona che ha sofferto ci sembra possa capire meglio i nostri problemi quotidiani. Ecco, con queste considerazioni, con questi auguri italiani e italiani, io vi auguro che l'anno nuovo che sta per sorgere sia un anno di serenità per tutti voi. Pertini, Cossiga, Ciampi, Scalfaro, Leone, Napolitano. Volti, parole, interpretazioni diverse dello stesso personaggio, il Presidente della Repubblica, che deve essere capace di strigliare, consolare, sostenere. E in questa puntata ne abbiamo avuta un'eloquente dimostrazione. Io non ci sto. La verità finirà per illuminare presente e passato. Io sono un uomo solo. Non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al paese. Il terrorismo ormai si dichiara sconfitto.